qui ci troviamo nella Cappella della Madonna della Medaglia Miracolosa, siamo nel cuore di Parigi, dove nel 1830 è avvenuta una cosa straordinaria, cioè è apparsa la Madonna a Santa Caterina Labourée. Nella notte del 18-19 luglio succede una cosa straordinaria. Santa Caterina, lei era già a letto, a un certo punto sente una voce che la chiama, dice: Caterina, alzati, alzati, vieni, ma la Madonna è in cappella che ti aspetta. Santa Caterina si veste, segue questo angioletto, la porta fino all'altare, Santa Caterina rimane lì, a un certo punto sente come il fruscio di una veste di seta e vede che si avvicina una signora, si avvicina a questo altare. A questo punto Caterina si rende conto che questa è la Santa Vergine. La Santa Vergine si siede su quella poltrona lì. Santa Caterina fa un salto, si inginocchia e appoggia le sue mani sulle ginocchia della Madonna. E Santa Caterina ci dirà che lei lì ha passato il momento più bello, più dolce della sua vita. Santa Caterina dice: io non so quanto tempo sono rimasta lì, ma a un certo punto ho visto la Madonna che è tornata verso la tribuna, come una cosa che si spegneva, come una luce che si spegneva. Però la Madonna non è partita per sempre, perché è tornata. La seconda apparizione invece l'avremo il 27 novembre. E anche lì Santa Caterina dice: ho sentito come un fruscio di una veste di seta, e poi ha visto una signora che aveva il globo sotto i suoi piedi, aveva il globo dorato nelle mani, con i piedi della Madonna che schiacciavano un serpente. E la Madonna ha detto a Santa Caterina, le ha detto: questo globo rappresenta il mondo intero. Santa Caterina vede che vicino alla Madonna si forma un ovale, che è una medaglia. Santa Caterina sente sempre una voce che le dice: devi far coniare queste medaglie, e le persone che porteranno queste medaglie riceveranno tante grazie. Vanno dal vescovo e raccontano tutta la storia, e il vescovo dice: dai frutti si riconoscerà l'albero, per cui non c'è niente di male, fatele coniare e poi vediamo cosa succede. Per cui le prime medaglie sono diffuse nel 1832, nel mese di luglio, e su Parigi e in Francia c'era un'epidemia di peste, per cui si davano le medaglie a queste persone ammalate che guarivano miracolosamente. Infatti sarà il popolo che chiamerà la medaglia miracolosa.